Massimo Rosa, grande nome tra coloro che sono qui a questa premiazione quest'oggi, recente il passaggio ai professionisti. Come stai, Massimo? Io tutto bene, adesso siamo nel periodo invernale, quindi ce la stiamo godendo un po' e ci stiamo avvicinando a questo grande passo e vediamo di cosa ci aspetta. Che impressioni per quel che riguarda questa tua nuova avventura? Ma per adesso siamo ancora in alto mare, cioè dobbiamo ancora iniziare, ci troviamo la prossima settimana col team e vediamo un attimino cosa comprenderà questa avventura. Quali sono i tuoi obiettivi? Ma come ti dico, dobbiamo ancora parlare e fare vedere ancora tutto, quindi sarà tutto in dibattito e ancora tutto in ballo. Come sta tuo fratello Diego? Che cosa ha in serbo? No, mio fratello sta fin troppo bene, adesso in serbo ha un figlio, quindi diventerà papà e gli auguro il meglio. Vediamo per la prossima stagione se riesce a migliorarsi e vediamo, dai. Massimo, sei riuscito a passare ai professionisti, un momento importante per la carriera di un atleta, di un ciclista. Allora, quale può essere il tuo consiglio a questi ragazzi, a queste ragazze qui presenti quest'oggi in sala, per loro ad oggi ancora un divertimento? Prima di tutto la bici deve essere un divertimento, anche quando arrivi a fare il passo ai professionisti io mi devo divertire, non deve essere un peso. Quindi divertitevi, fate quello che vi piace, se avete voglia di andare andate, quando non avete voglia di andare andate a giocare con gli amici e niente, dai, prendetela, non gettatemi la spugna, credeteci fino in fondo che tutto, qualsiasi sogno, se ci credi fino in fondo si può realizzare. Grazie, in bocca al lupo. Grazie a te, ciao.